Ciao, sono del canale Mixer Remix. Dunque, questa cosa probabilmente è capitata ad alcuni di voi. Avevo il gancio che era in una posizione, il gancio della planetaria, che era una posizione troppo rialzata rispetto al cestello dove avviene l'impasto. Era praticamente sollevato di un dito e non raccoglieva completamente l'impasto, restava sempre qualcosa in fondo. Non sono riuscita a trovare nessuna istruzione sul libretto. In internet sì, c'era qualcosa, ma non lo spiegavano bene, perciò ho detto, se la stessa difficoltà l'hanno avuta anche gli altri, voglio un attimino spiegare come si fa. Allora, vedete, c'è questo bullone. Questo, se si avvita, cioè scusate, se lo svitate, dà modo di abbassare praticamente il gancio all'altezza che desiderate. Come dovete fare? Dovete prima di tutto metterlo nella testa della planetaria e bloccarlo nella sua posizione. Tenerlo ben fermo perché non deve girare, eh? Poi prendere una chiave del 17 che senz'altro vostro marito avrà, altrimenti procuratevela, questa non viene data con la planetaria. Dovete agire su questo bullone svitandolo. È un po' duro, ma non durissimo, ce la farete benissimo, ce l'ho fatta anch'io. Lo svitate, lo mettete all'altezza che volete, lo provate dentro per vedere se è giusto e poi lo riavvitate bene, bello forte deve essere riavvitato. E vedrete che l'impasto verrà perfetto. Spero di esservi stata utile, è una cosa che anch'io non sapevo. Tra non molto metterò anche la recensione che ho fatto per la mia planetaria Moulinex. L'ho appena comperata, mi trovo bene e insomma voglio un po' fare vedere com'è a chi magari avesse intenzione di comprare una planetaria senza poi spendere tantissimo, perché alcune sono realmente care. Riesco a fare di dei belli impasti. Vabbè, dai, poi vedete tutto nella recensione, eh? Vi ringrazio di essere stati sul mio canale. Ciao a tutti, se volete iscrivervi, azionate anche la campanella, mi raccomando, così almeno quando metterò nuovi video verrete avvisati. Ciao, buona giornata!